nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora a classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. Questo programma è offerto da Schroders. Buongiorno a tutti da Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, e ora Moody's boccia banche e aziende italiane. Moscovici, più debiti fanno male agli italiani. Draghi sta per chiudere l'ombrello del quantitative easing. Rapporto Consob Bufi, spazi enormi per i consulenti. Schroders, mega affare in Gran Bretagna. Piazza Affari, porte aperte al trading. È arrivato il turno delle banche. Dopo che Moody's aveva abbassato il giudizio sulla capacità dell'Italia di ripagare il debito, l'agenzia ha declassato anche i principali istituti del paese. Nel dettaglio sono stati rivisti i giudizi su Unicredit, Intesa San Paolo, Banca IMI, Cassa Depositi e Prestiti, Mediobanca, Cariparma, FCA Bank, Banca Nazionale del Lavoro, Credem, Cassa Centrale Raiffeisen, Invitalia, Banca del Mezzogiorno. Tutti i nemici dell'economia italiana provengono dal suo interno. Li chiamo mancanza di investimenti, ineguaglianze, debito pubblico. A dirlo il commissario europeo per gli affari economici e monetari, Pierre Moscovici. Parole in linea con la decisione UE di respingere il documento programmatico di bilancio. Chi paga questo debito? Il popolo italiano. Qualunque bilancio che lo aumenti va contro di loro. Sono certo che la Commissione europea non è un freno, ma un'alleata per la crescita, ha concluso Moscovici. Nella prossima riunione dei vertici della Banca Centrale Europea, uno dei protagonisti sarà il rischio Italia. Nelle scorse settimane sono arrivati da Roma diversi appelli per estendere gli acquisti netti di buoni del tesoro nell'ambito del quantitative easing. Tuttavia, Draghi ha più volte sottolineato che tale ipotesi può realizzarsi soltanto all'interno delle regole del programma OMT, che prevede un intervento della Banca Centrale soltanto a favore dei paesi che hanno chiesto all'Europa aiuti finanziari. Gli analisti di UBS si aspettano che la BCE vada avanti con i reinvestimenti dei titoli che giungono man mano alla scadenza, riducendo però il bilancio gradualmente, con una velocità legata all'andamento dell'economia. Il rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane per il 2018 descrive un'Italia ancora indietro sul fronte dell'alfabetizzazione finanziaria, dove i risparmiatori ricorrono ancora di rado alla consulenza finanziaria professionale, una situazione che però presenta anche opportunità per i consulenti, come spiega BlueRating.com Maurizio Bufi. Il mondo della consulenza ha spazi enormi da conquistare e deve lavorare per valorizzare il proprio ruolo, investendo molto nella professione e nella comunicazione al mercato, ha commentato il presidente di ANASF. Le trattative erano in corso da giorni e ora si sono concluse con esito positivo. La casa di gestione britannica Schroders ha siglato un accordo con Lloyds Banking Group per dare vita a una joint venture che ha come oggetto la gestione di ben 80 miliardi di sterline di patrimoni finanziari. In particolare, Schroders gestirà 67 miliardi di asset assicurativi di Scottish Widows, nome storico della finanza britannica controllato da Lloyds Banking Group. Quest'ultima trasferirà altri 13 miliardi di masse della sua divisione di Wealth Management. La 16ª edizione del Trading Online Expo è iniziata con numerose novità, un programma dedicato alle ultime opportunità offerte dai mercati in un contesto finanziario in continua evoluzione. Borsa italiana e i principali emittenti e broker illustreranno strumenti e chiavi di lettura per affrontare il cambiamento. La redazione di BlueRating.com seguirà per voi l'evento con una puntata speciale del format BFC Events, in onda la prossima settimana. Il momento del consiglio del giorno con Piaggio. Il target di Banca Akros è a 3,10 euro dopo che il titolo ha aperto in mattinata a 1,7. In primo piano i risultati trimestrali sopra le attese. Ecco ora la migliore e la peggiore performance nella categoria dei fondi comuni aperti retail quotati in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto di Banca Generali, mentre ultima posizione per Artemis. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un buon investimento a tutti quanti voi. Questo programma è offerto da Schroders. Qual è il nostro capitale più prezioso?
Sono le persone che ci permettono di essere ogni giorno al fianco dei nostri clienti e ci arricchiscono professionalmente, ma soprattutto umanamente. Siamo sempre alla ricerca di persone così. Per questo abbiamo deciso di investire su di te. Prendi parte al nostro valore e diventa consulente finanziario del gruppo Bancodesio. Ti aspettiamo. Invia ora il tuo curriculum su unabancadovecrescere.it.